Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Sembra che finalmente si sia risvegliato completamente il calciomercato della Roma perché pochi giorni dopo l'arrivo di Fazio è in procinto di arrivare un altro difensore centrale alla corte di Luciano Spalletti. Parliamo del difensore belga Vermeulen che arriva dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Il prestito è fissato a 2 milioni, il diritto e non obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Devo dirvi la verità, questa è un'operazione che mi rende veramente molto felice. Si può dire che questo, secondo me, è il primo vero grande acquisto di questo calciomercato estivo. Abbiamo preso, secondo me, un difensore bravissimo e molto esperto, e non solo bravo negli anticipi di testa, ma anche bravo nella fase di impostazione. Una qualità che, diciamo, secondo me, è molto importante, soprattutto per una squadra che deve cercare di far partire la manovra anche dal reparto difensivo. Sono contento soprattutto della modalità che è stata usata per questo acquisto, perché comunque parliamo di diritto e appunto non obbligo. Perché metti caso Vermeulen farà una stagione un po' sottotono e magari giocherà poco, lo possiamo mandare benissimo di nuovo a Barcellona. Ma se invece farà una stagione ad altissimi livelli e sarà il caposaldo principale di questa difesa, cosa che ovviamente io spero, lo potremo riscattare spendendoci soltanto 8 milioni per un giocatore di 30 anni che sì, è esperto ma non particolarmente anziano, se così si può dire, è sicuramente un'ottima modalità di pagamento secondo me. Comunque rimanendo sempre sul tema di Vermeulen, sono veramente molto soddisfatto perché finalmente sto vedendo che ci stiamo muovendo ben bene per sistemare tutto il reparto difensivo. Fino a qualche settimana fa eravamo praticamente allo scatafascio perché non solo avevamo pochi giocatori, ma quelli forti si rompevano, i nomi che venivano fuori erano sempre dei nomi un po' deludenti e diciamo che era una situazione un po' di stallo e che faceva scontenti tutti i tifosi della Roma. Invece in pochi giorni ho visto un impegno da parte della società e ovviamente del nostro DS Sabatini molto importante perché secondo me con Fazio e Vermeulen abbiamo senza ombra di dubbio migliorato notevolmente il reparto sia dall'anno scorso ma anche da 2 anni fa, perché se guardiamo un po' i difensori di riserva che c'erano l'anno scorso c'erano Yangambiwa, Astori eccetera eccetera. Yangambiwa, Astori 2 anni fa, Giomber, Castan Rotto e tutta questa gente qua che non era allo stesso livello, mentre invece adesso abbiamo preso dei difensori molto forti che secondo me formano un reparto di centrali di buon affidamento, non certo a livelli incredibili, però comunque un reparto che ti può garantire sicurezza e soprattutto numero, perché anche se ti si infortuna un giocatore, speriamo di no, però comunque è delle valide alternative importanti. Con Manolas, Vermeulen in titolari, secondo me formiamo una delle difese migliori a livello italiano, senza ombra di dubbio, e anche una delle migliori dal punto di vista europeo. Non certo non mi sbilancio nel dire che la difesa della Roma è come quella del Barcellona o Real Madrid, perché sicuramente non è vero, però comunque avere due difensori bravi non solo negli anticipi ma anche nell'impostazione, perché queste sono le due qualità principali di Manolas e Vermeulen, è sicuramente una cosa molto importante, soprattutto per una squadra che fino a qualche settimana fa ha fatto sempre del reparto difensivo purtroppo il suo tallone d'Achille, soprattutto nella stagione scorsa che abbiamo preso una marea di gol. Quindi sicuramente questo arrivo ci servirà molto per rendere il reparto più competitivo e adatto soprattutto a più competizioni, perché giocare 40 partite con soltanto due difensori buoni contati sarebbe stato veramente impossibile. Adesso spero che in questi ultimi giorni, prima del preliminare, si possa concludere presto la questione del terzino destro, perché secondo me mancano soltanto due tasselli per completare questa squadra. Un terzino duttile che possa fare entrambe le fasce, magari un Darmian, che ne so, magari ce lo possono dare anche in prestito, perché tanto questa è stata l'unico tipo di acquisto che abbiamo fatto in questa stagione, e magari un centrocampista per completare il reparto, perché comunque è vero che con De Rossi, Paredes, Strootman e Nainggolan sei abbastanza a posto, però comunque anche a livello numerico, come per il discorso difensivo, serve qualcuno che ci dia una mano e sotto questo punto di vista mi piacerebbe molto vedere uno tra Borja Valero e Badel, perché Diawara ormai sembra che sia sfumato, ma comunque per lui non ci spenderei tutti quei milioni di cui si sta parlando, all'incirca sui 20 milioni, e mi sembra una cifra sicuramente molto maggiore di quanto spenderei io. Per Borja Valero il discorso è un po' più complicato perché lui sembra innamorato della città e quindi difficilmente lascerà Fiorentina. Lascerà Firenze in questo momento. Mentre invece per Badel, secondo me si potrebbe fare perché comunque è un giocatore che vuole giocare. Sicuramente il fascino di giocare la Champions League, sperando ovviamente che andiamo ai gironi, sicuramente si potrebbe far sentire e sarebbe sicuramente un affare più
semplice dal punto di vista monetario e anche della voglia del giocatore rispetto magari a Borja Valero, anche se sono sincero, è un giocatore per il quale stravedo veramente tanto. Comunque, concludendo questo video, vi ripeto ancora che sono molto soddisfatto per questo arrivo. È uno dei migliori acquisti difensivi, secondo me, degli ultimi anni, perché comunque è un difensore che sia con l'Arsenal, ma col Barcellona un po' meno, però. Perché è un difensore che comunque ha sempre fatto vedere delle ottime cose. L'unica sua pecca, se così si può dire, è solo dal punto di vista fisico, ma come ho già detto, noi abbiamo la possibilità di rimandarlo al mittente qualora facesse una stagione fallimentare, cosa che ovviamente nessuno di noi tifosi giallorossi spera per niente. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Vermeulen, non del possibile, stavo per dire possibile acquisto, anche se in realtà adesso è veramente ufficiale e sono veramente molto contento, e noi ci vediamo presto per i prossimi video. Ciao ragazzi!